Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots Game, siamo qua con questo 96esimo episodio di Europa Universalis 4 con Castiglia, in una guerra con un po' di gente. Allora, ho abbassato l'audio del gioco perché con OBS si era resettata una cosa, quindi l'audio del video scorso è un pochino alto, scusate. Intanto riprendiamo immediatamente. E qua va tutto abbastanza bene, a dire la verità. Vediamo se questi qua se la prendono loro. Se la prendono loro, ce la pigliamo noi in quel posto. Probabilmente sì, quindi ce la prenderemo noi in quel posto. E la Romagna non entrerà a far parte del nostro trattato qui di pace. Allora possiamo fargli rilasciare qualche altra cosa. Queste nazioni qua sono tutte cose che però vorrei fare una volta eletto imperatore. Invece possiamo lavorare più su cose italiane. Modena 20%, tanto, eh? Ok, potremmo fare una cosa del genere. Lo tagliamo in due. Qua c'è qualcuno al 100? Non ancora. Aspettiamo. Qua la Lituania sta facendo fuori tutti. Grandissima, brava Lituania. Ok, qua andate via. Chi è che sta per spawnare? Urso Angalian, fermi. Allora, non sono assolutamente in posizione, quindi ci tocca. Opa, 150 punti spesi bene. Si fa per dire. Allora, potremmo portare giù un po' di omini, sinceramente, però prima dovrei riorganizzare le truppe. Potremmo iniziare a farlo, effettivamente. Allora, torna giù a Parma, torna giù qui e poi vi mettete a posto da soli. Esattamente, questi qua se le tengono e cacchi loro. Adesso qua io me ne frego, andiamo avanti. Allora, Caddo dobbiamo fare la pace dopo perché deve cadere prima tutto il resto. È caduto. Allora, effettivamente, vediamo un attimo come sono le zone coloniali, che non me le ricordo. Allora, in questa guerra, ci siamo in guerra con queste tre, te. Qui va tutto alla Louisiana, alla Gaetana e anche questo. Mentre questo qui va a Abraham Hilton. Allora, diamo questo a Abraham Hilton. Potrebbero metterlo come primo, visto che è quello confinante. Magari potrebbero gestirlo in questo modo, invece non lo fanno. Allora, invece questo va a Gaetana, ben detto. Gaetana, 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 Gaetana. Gaetana. Nope. A quello lì però lo devono riconquistare, allora bisogna aspettare fine mese che se lo possono prendere. E Gaetana. Ok, allora intanto vediamo se con Caddo posso fare pace. Full annexion. Non si può perché al momento non hanno quello lì, quindi aspettiamo che si riprendano questi. Dai che facciamo le pace di qui. Perfetto. Allora, tu. In realtà devo capire un attimo chi è il capo delle varie guerre. Allora, io ho dichiarato guerra a te, giusto? E poi a Caddo, quindi faccio pace separata, prima con loro. Boom. Tutti i soldi, conversioni, no, non si può, niente. Via, poi tu. Devo avere un diplomatico. Ok, adesso possiamo farla. Tutti i soldi, il territorio. Ovviamente qua non si può fare niente. Territorio dell'Illinois, soldi, via. Ora Caddo, dobbiamo avere il diplomatico, quindi per adesso aspettiamo. Torna a casa da lì. Lavora ancora un po' sull'Olanda, che potrebbe essere interessante. Intanto, quello lì ancora non cade. Gestiamo un attimo questi eserciti in modo da averli assieme. Questa flotta no, mi piace così da 50 la flotta cinese, così la riportiamo indietro. Qua lasciamo fare tutta la Francia fin quando è la Lituania, fin tanto che non sono completamente distrutti con un po' di arrest. Dopodiché facciamo rilasciare le zone qua in Italia e lì si arrangiano loro. Allora, vediamo un attimo di girare questi. Questo, questo e questo. Qua supply limit è 58, 40,
Possiamo andare quasi quasi a Milano, no? Sempre la stessa storia. Allora, venite tutti qua e poi qua ci dividiamo in due, cercando di essere un pochino più ordinati. Anche qua ho tantissimi cannoni, ma quanti caspiti di cannoni ho rispetto ai fanti? Ne ho troppi. Devo fare più fanti, tra l'altro ne posso fare un bel po' in più. Ovviamente devo aspettare di avere ancora il manpower. Invece posso fare delle navi. Posso fare delle navi, ho delle navi in costruzione. Tanto non ho fatto ripartire il timer, questo potrebbe essere un problema. Facciamo diverso, allora ferma, zera, facciamo fra 24 minuti, dai, 24 minuti. Ok, tutto il bello della diretta, ragazzi. Allora, facciamo 50 navi commerciali, costano 800, perché mi dici di no? Ma fai un po' di navi pesanti, facciamo delle... No, forse è meglio aspettare fine anno che abbiamo quelle nuove, esatto, sì, mi ricordavo questa cosa. Mentre qua arrivano la Tech 23, quindi magari altre 50 possiamo anche farle per adesso, poi le potenziamo dopo. Quindi facciamo qui 50 commerciali a Siviglia e vai. Abbiamo un diplomatico libero? Sì. Allora, caro Caddo, c'è solo una cosa che puoi fare. Resa incondizionata. Addio, ok, e anche tu. Ma tu hai ancora delle truppe? Cacchio, questo è un problema. Se ti avessi visto queste truppe, avrei fatto pace prima con te. Vabbè, pazienza. Tanto comunque non sono in pace con gli altri, quindi non mi cambia molto. Qua continua a non cadere. Allora, qua abbiamo perso un po' di manpower. Sì, 2000 per fare questa cosa. Allora, 38. Beh, in realtà è diviso abbastanza equamente, 19, 7, 7. Allora, facciamone uno più bello dell'altro. Uno più bello dell'altro. Va bene se hanno un po' di mercenari in giro, questo non mi dispiace, però facciamo 20, 6 e 18. Ok. Perché non posso andare direttamente là? Boh, pazienza. Questi invece ne ha molti di più. Per adesso ci piazziamo a Milano a depredarla. E no, in realtà non è proprio il posto migliore del mondo Milano ora per andare a depredarla. Intanto gli diamo comunque uno di questi e andiamo sul Piemonte a depredarla. Ok. Aspettiamo che finiscano qui tutte le faccende. Tanto tu sali su... Perché non vuoi salire sulla nave? Non posso salire neanche sulla nave. Questo ha pochissimo senso. Questo non ha molto senso. Allora, pigliamo loro. Mi servono anche dei trasporti in più. Allora, facciamo qualche trasporto in più. 10 trasporti. Qua mi sembrava si costruissero velocemente. Beh, non proprio, però visto che tanto lì ho i porti occupati per fare 50 navi commerciali, facciamole da un'altra parte. Non mi fa salire effettivamente perché siamo in troppi. Allora, 99. Si deve riprendere quella. Questi stanno andando, bene. Distrutti. Prenditi quella che stai cercando di convertire tu. A che cosa? A cattolic. Vabbè, potevi anche finirlo. Pausa. Ah, Urbino è caduta, bene. Perché vedo che siamo arrivati al 100%. Qua abbiamo battuto quelli, ci siamo rubati anche delle navi che mandiamo subito a far commercio. Allora, prima pace la facciamo con questi qua in America, così ci togliamo il pensiero. Perché non posso dartela a te? Gaetana. Ah, perché non ci confina. Ho fatto una boiata, ragazzi. Vabbè, restiamo in guerra ancora un po'. Possiamo mandare fuori l'Ungheria. Possiamo andare fuori l'Ungheria. Allora lo facciamo. Vediamo se possiamo prenderci qualcosa. Intanto vediamo se ho della aggressive expansion nell'impero a 1. Quindi se pigliamo qualcosa in Ungheria magari non è male. Tu hai qualche claim? No. E questi territori costano tantissimo.
non so se ne vale la pena, quindi non penso che ci riprenderemo effettivamente. La Valacchia però potrebbe essere comunque un buon amico da far fuori, quindi potresti fare qualche claim sulla Valacchia. Niente, penso che facciamo una pace che ci danno i soldi. Ci danno i soldi, anche questi i soldi, tutti i soldi che avete. Poi vediamo un po'. Give up claim in che mi dà un po' di prestigio che serve a me. Polonia, Venezia, Valacchia, Bosnia, pare Bosnia. Ok, poi vediamo se puoi rilasciare la Transilvania. Tanto è solo una, quindi non mi interesserebbe molto. Questo qui ovviamente sarebbe un danno pazzesco farlo, quindi no. Questo sì, ma tanto non dà nulla di particolare. Niente. Allora facciamo solo così e togli claim anche da... No, dall'Austria no, che voglio che dichiari guerra, dalla Polonia, dai. Ok, un po' di soldi. Adesso spero che tu vada ad attaccare l'Austria, sinceramente. E non è ancora passato l'anno, appena passa facciamo il salto tecnologico. Intanto possiamo fare pace con Urbino. Allora, caro Urbino, innanzitutto niente per me, ma tutto a Napoli. Ok, Napoli, Napoli e Napoli. Secondo di tutto, vediamo un attimo quanto ci costa fare questa cosa. Allora, 5,5. Questo qua costerà un po' di più. E questo costa un po' di più anche lui. Tutti i soldi. Vediamo se puoi fare qualcos'altro. No, 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 nient'altro anche qui. Non so se lasciare Arezzo e prendermi più prestigio, che forse è meglio. E War Reparation. E rompi l'alleanza con... Tanto poi si è circondato. Rompi l'alleanza con loro. E vediamo se c'è qualcos'altro. No, dai, facciamo così e basta. Ci prendiamo solo le coste e ti lasciamo in vita come riserva di caccia in mezzo all'Italia. Perfetto, qua è fatta. Questi si sono ripresi? No, probabilmente non erano al 100%. Sì, è un esercito troppo grosso. Ok, infatti, troppo grosso. Allora, facciamo cavalli solo 4, poi fanti ne farei 18, facciamo 16, però lasciamo fanti regolari, cioè più regolari possibili, che fa 20, e a questo punto togliamo un po' di cannoni, farei 12 cannoni. Ok, quindi è 32, che è troppo comunque per andare in giro, quindi facciamo così e sali sulla barchetta dove ci stai e iniziamo a portare questo qui in Cina, su Cina, giusto? Sei lì? No, sei salito su quell'altro? Quell'altro ne ha solo 28, fermo, come cavolo è possibile? Pausa. Allora, local unrest in Tiruchibulli e Los best tax and gain 5 and arrest o trade power. Beh, questa è una cosa. Questa è una cosa temporanea, quindi facciamo questa qua temporanea. Ah, possiamo far pace anche con Mantova separata. Allora, dammi tutti i soldi. Dammi war reparation, force religion e va bene così. Poi vediamo se qua ho un tizio libero, un moschito, vediamo se possiamo fare qualche magia, tipo se do questo, dobbiamo aspettare che arriva però. Manto ha accettato la pace, tu penso che accetteresti anche questa pace, possiamo far pace anche con te allora. Perfetto. Bene, bene, bene. Allora, i nobili o perdi stabilità?
Direi che i nobili diventano più fedeli, non ho capito perché dovrei perdere stabilità. Allora, vediamo qua cosa possiamo convertire. Stiamo già lavorando qui, finiamo di fare questo pezzo costiero, poi facciamo quella lì. Bene, è passato l'anno? Da poco, perfetto. Quindi facciamo 1, 2 e 3. Abbiamo una nuova idea. Non ho pensato bene che idea potremmo fare. Comunque, le nostre guerre in Italia sono concluse, che erano un po' di guerre in Europa che non facevamo da mai. Vediamo un attimo com'è la nostra situazione qui. Allora, ci voterebbero come imperatore due, lui no, perché c'è un altro che vota per lui, quindi dobbiamo assolutamente migliorare le relazioni con questi tizi. Facciamo un regalo. No, sono troppo ricchi per fare un regalo, quindi non va bene. Possiamo migliorare le truppe. Allora, adesso non so se è questo, no. Che tech abbiamo fatto? 22, quindi probabilmente non è questo. Anzi, me lo dice se guardo su. Carabon, cannon. Possiamo cambiare i cannoni. Ok, facciamo questo. Per sicurezza facciamo questo. E facciamo che quelle non le tocco perché non so cosa ho fatto. Comunque, se cambio al mese dovremo avere 4 voti. E a questo punto io spero che qualcuno uccida lui. Declare war. Non si può fare qualcosa per distruggerti. Allora, idee. Dovete aiutarmi nei commenti, ragazzi, perché potremmo prendere un po' di idee diverse, economiche, che ci servono perché abbiamo questa, che in realtà adesso è abbastanza ferma, nonostante tutto l'oro che abbiamo. Anzi, potremmo anche fare una botta così. Ok, quindi non so se è più il caso, sinceramente. Comunque quelle idee lì sono molto utili per tanti altri aspetti, non fondamentali in questa partita, a dire la verità. Poi potremmo fare trade che potrebbe iniziare ad arrivarci un po' di entrate in più al mese. Adesso qua è tutto cambiato per le cose della guerra, però io sono convinto, sono persuaso, come dice in Django, che possiamo arrivare sopra i 1000 ducati, magari nel 1800 però, quindi visto che magari ci fermiamo prima, non so se riusciremo a fare una cosa del genere. E quindi potremmo fare quelle idee lì. Se no, altre idee che possiamo fare, umanistiche no, religiose no, non servono, innovative non servono. Qua mi interesserebbero solo trade, comunque le abbiamo fatte tutte, e rimarrebbero solo idee militari. Quindi anche per il futuro un'idea militare la facciamo comunque in ogni caso. Visto che però il nostro re ha tantissimi punti qui e il nostro erede ne ha tantissimi punti qui e potremmo comunque cambiare il focus qua, forse potremmo prendere queste. Anzi no. Niente, non possiamo proprio prenderle queste, quindi ditemi se preferite economiche, che è l'unica cosa che mi interessa da questa parte, o di qua potremmo fare offensive, penso. Potrebbe essere interessante offensive, che ci dà più disciplina, tanto il force limit non ci serve, abbiamo l'esercito più grande del mondo. Ability siege, sì. Offensive o economiche, però lascio a voi la scelta, vediamo se commentate o meno e in base a questo deciderò anch'io cosa fare. Allora, intanto qua mi piace che stiamo iniziando a connettere tutto, manca Venezia per fare il giro, ovviamente Roma, però Roma è tutto un altro discorso perché bisogna tenerla buona per questo motivo e soprattutto non possiamo prenderla per quest'altro motivo, che è questo qui, Occupation of Rome. Dove cazzo è definito? Ecco qua, Occupation of Rome, che dà meno 1 e quindi non mi va molto di farlo, insomma. Allora, questi li spostiamo qui. Questi 13 li spostiamo anche loro a Siviglia, mentre loro per adesso li spostiamo a Toledo. Torniamo a casa. Torniamo a casa tutti, voi alla manca, andate lì con tutte le navi e basta direi, no?
qui va tutto bene. Abbiamo conquistato tutto. Tu penso che sei molto contento con me. Vuoi diventare un mio vassallo? Perché non vuoi? Devi avere almeno 190. Allora, improve relation con Milano, doveroso. Anche tu vuoi diventare un mio vassallo? Per adesso non sei molto contento. Facciamo improve relation anche con te. Potremmo prenderci un po' di vassalli, visto che abbiamo questa possibilità. E vassalli magari anche diplomatici. Tu hai qualche cosa in giro? No. Milano invece ne ha un po' di lì. Potrebbe essere un buon casus belli per attaccare da quell'altra parte. Va bene, allora ci dobbiamo preparare alla guerra con questi. Continuiamo a convertire. Alla guerra con questi che sono loro, che sono alleati con gente inutile. E la storia finisce giugno del 75. Adesso vediamo se qua è arrivato qualcuno. Ecco, dobbiamo andare a riprendersi anche la storia. Qua intanto 250 giorni, mannaggia. Ah, fermi. Questo me lo posso prendere. Questo me lo posso prendere. Perché? Perché sono collegato. Però poi va a loro. Ok, non so se ci hanno sui ribelli. No. Beh, sentite, facciamo pace così e basta. Poi faremo una guerra successivamente. Qua adesso questi se ne vanno. E questo è passato direttamente a Gaetana. Perfetto. Quindi tu non andare più lì. Ma anzi, torna a fare qualcosa di più intelligente, che potrebbe essere fare il Nicaragua. Esatto. Perfetto. Allora, chi è che rompe? War Sangalian. Eh no, qua dobbiamo tornare noi, non possiamo continuare a fare così. Vediamo un attimo qua come va. Abbiamo 4 voti, ragazzi, potremmo diventare imperatori davvero, se vi rendete conto di come è messo il mondo per votare uno come me. Allora, possiamo fare qualcosa di interessante. Milano Mantova, voglio lavorare su di loro. Adesso abbiamo quanti rapporti diplomatici? Vediamo un attimo. 7 di 7, perché ho passai. Però passai mi serve per un gioco di potere con questi signori. Allora, avevo detto che non l'avrei fatto, infatti non lo voglio fare. Tu sali su armata Cina, bene. Iniziamo a spostarci qua. Qui. E vediamo un attimo che succede. Qua invece va tutto abbastanza bene. Io ho un pochino di questo perché ho rubato dei territori che continuo a non fare, cioè quello che sto cercando di fare mi dimentico. Allora, Mutapa 35, vediamo se ti faccio 6 territori. Ok, dobbiamo prima fare quelli lì, quindi non possiamo più. Ning, se facciamo size territory, che ti succede? Tipo. Se mi prendo questo qua, secondo me ti arrabbi. Sì, tantissimo. Del resto in realtà mi interessa un po' di meno. E vediamo invece l'ultimo, che è questo signore qua. Se hai qualcosa per me. 14%, vediamo se mi posso rubare questo qua con la K, size territory con la K scritto così, 109%, mamma mia, che cacchio è? No, troppo, vediamo se ce n'è qualcuno un po' di meno. Ok, questo qui andrebbe bene, ma è? Dove caspita è? No, ma non mi interesserebbe questo. Increased by più 45%. Solo che già al 14%. Altre sulla costa. Questo qua. Questo qui potrebbe andar bene. Ok, chiudiamoci questo. Allora facciamo così. Così. E devo aspettare di avere i punti. Ok, quindi non lo possiamo fare. I Cree hanno cambiato, fanno questa cosa, ok. Vediamo un attimo le mie truppe, dove sono, come stanno facendo. 100 guadagniamo addirittura. Vediamo un attimo perché.
Arrivano dal trade. Abbiamo iniziato a ingranare la marcia, mi sa, eh. Abbiamo iniziato a ingranare le marce. 118 dal trade. Buono. E a Siviglia, tra l'altro, non nel posto migliore del mondo. Allora, queste sono navi commerciali. Qua dovrei avere delle navi commerciali che mandiamo a fare trade a Siviglia, ovviamente. Qua si blocca tutto ogni volta. Dai, ordinalo. Quando lo ordina al contrario, non dalla parte giusta. Ok, bravo, ce l'hai fatta. No, dobbiamo aspettare ancora un mesetto. Dai, forza. Ok, facciamo anche questo. 18% di overextension. Stiamo attenti perché questo potrebbe inclinare un po' le nostre possibilità da queste persone. Allora, improve relation, grazie. Dunque, poi però bisogna anche confinarci con l'impero se diventi un imperatore. E Milano, potrebbe essere una cosa un po' troppo lenta. D'altronde Milano però diventerebbe davvero una cosa veloce e che per 10 anni dobbiamo tenerci. Allora Mantova aspettiamo, Milano potremmo prendercela subito come vassallo. Ok, qua basta fare l'alleanza, il matrimonio reale e diventerebbe subito un vassallo. Perché poi dobbiamo aspettare comunque 10 anni prima di annetterlo. In 10 anni potremmo dichiarare guerra anche a Venezia. Dopo lo annettiamo velocemente. Allora facciamo alleanza. Perfetto. Ora dobbiamo aspettare. Mentre Mantova appunto lasciamola lì. Ulm, vediamo un attimo che è successo con i nobili. Sono scesi un pochettino. Qua non possiamo fare ancora niente. Qui praticamente ancora nulla. E questo qui mi piacerebbe fare qualcosa, potremmo fare una generazione, potremmo una questa, poi facciamo un inchino e a questo punto chiediamo i punti, ok, cos'è che è successo qua? Ah, perché è sceso di 5 quello, vabbè, piano piano tornerai su, insomma, piano piano tornerai su. Allora, tu ti vuoi sposare? Scendi di altri 5 punti, torna a casa dall'Olanda, divento mio vassallo, grazie. Ok, questo è ritornato a essere in crisi, sì, ma di poco, è proprio lì al pelo. Allora, questo è un mio vassallo adesso, che si prenderà quello che capita, perché adesso tu sei col 18% in realtà ancora di possibilità di essere ereditato, quindi non so se voglio che diventi ancora più grosso. Non lo so, non lo so. Boh, per adesso va bene così. Qua c'è ancora un po' di gente in più. Modena, Portogallo e Perm. E ordine teutonico, che è bello grosso. Ordine teutonico, quanti anni ha il tuo amico? 15, ok. Ho cambiato idea. Ragazzi, io terrei ben presente qui adesso più uno perché è l'Austria che sta lavorando su di te. Io posso fare ben poco. Ben poco. Ti posso offrire questo, ma non lo vorresti. Posso fare che diventi una mia garanzia. Un po'. Dov'è che è? Non mi ricordo più. Da queste parti. Ah, qua. Proclama garantito. Non conta come cosa diplomatica, vero? Sì, invece. Quindi siamo a 8. Meno 2 al mese. E anche lui 0. Siamo un po' in crisi perché ora questo qua cambia perché vota lui. Ah. È un po' un casino. 100, declare war. Aggressive expansion è un po' un problema in questo momento. Ming è westernizzata. Intanto vediamo un attimo quali sono i miei advisor. Questo. Sì, effettivamente sono quelli migliori che potrei avere in questo momento. Questi sono al 90%. Intanto vediamo un attimo qua.
come funziona la faccenda. Questi si stanno ammazzando, quindi unisciti, dividiti a metà, spostati un po' lì, un po' là. Qua andiamo tutti a Siviglia, anche te a Siviglia. Tu stai lì a Toledo, qua non ho altre truppe, no? Ok ragazzi, il tempo è finito, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Nel prossimo dichiariamo guerra agli ottomani. Sto ancora cercando di capire un attimo come gestire tutta la storia. Qua Gaetana non penso possa fare core perché appunto è distaccata. Però prima o poi ci riuscirà, insomma. Poi facciamo dichiarare guerra ancora a questi. E non so se possiamo dare questo non a Gaetana perché lui poi non solo può fare core. Potrebbe essere un problema questo, però non di quelli che non ci fanno dormire la notte, insomma. E poi altre cose che ho intenzione di fare, di sicuro togliere la garanzia Ulm, però volevo davvero puntare tanto su essere imperatore, quindi bisogna un attimo capire. Allora, adesso tu hai 34 anni, quindi per ora non muori. Bisogna aspettare di capire chi ti dichiara guerra. Se qualcuno ti dichiara guerra, siamo pronti. Siamo pronti. E sì, bisogna aspettare che qualcuno dichiari guerra al nostro caro imperatore. Appena gli dichiarano guerra, spendiamo tutti i punti possibili che abbiamo per migliorare le relazioni con questi, così da cercare di essere eletti imperatori, e dopodiché sarà un discorso un po' lungo, speriamo di farlo, di essere eletti imperatori non con questo re, ma con questo qua giovane, così abbiamo il tempo di annettere Milano e far diventare Aragona e probabilmente anche la Francia conquistata parte dell'impero, così da portare l'impero anche a Toledo ed entrare effettivamente anche noi all'interno del Holy Roman Empire, perché saremo un imperatore esterno per adesso. Ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti!